yourself. Bella raga, eccoci qui ancora una volta, Footwork Italia, Luca, Harry, Guter. Oggi vi insegneremo 3 modi per umiliare l'avversario. Ma quello che mi avevano detto ragazzi è che in questo campo abbiamo scavalcato per essere qui oggi, quindi forse ci cacceranno, ma l'abbiamo fatto per voi, quindi qua c'è l'iscrizione diretta. E questo ragazzi è il motivo perché abbiamo le occhiali, perché non vogliamo farci riconoscere un po' la gente. Dovevamo tenere un basso profilo, ma ragazzi in realtà abbiamo gli occhiali che c'è un sole. La vittima non ci avrà gli occhiali. La vittima non ha gli occhiali, in questo caso la vittima sarà il buon vecchio Luca. Ok ragazzi, partiamo con il primo metodo per mettere il tunnel al proprio avversario. Ma chi è l'avversario? Il mio avversario è Luca, guarda. Gli ho gli occhiali, Luca. Te l'aspettavi, Dole? Non si. Sì. Partiamo analizzando il primo step. La suola della gamba forte sopra il pallone. Nel primo step quello che dovremo fare è spostare con la suola della scarpa la palla verso sinistra e compiere una rivoluzione intorno al pallone ma senza toccarlo. Secondo step, quello che dovremo fare è dopo il movimento del primo step, quindi questo giro, la stessa gamba andrà dietro e farà lo stesso movimento, ma questa volta dietro il corpo, ma non davanti. Vediamolo nel dettaglio. Il movimento nel primo step è molto simile al movimento nel secondo step, ma invece di essere fatto davanti a noi, lo faremo con la gamba dietro. Nel terzo step concluderemo il movimento con il tunnel, quindi quello che dovremo fare è unire il primo step, giro davanti, il secondo step giro dietro e l'ultimo step aggancio con il collo del piede, mi muovo con la caviglia e concludo il tunnel con la suola del piede. Lo so ragazzi che può sembrare complicato da tue parole, ma andiamo ad analizzare il dettaglio del terzo step, quindi della chiusura del trick. Quindi ragazzi, rivediamo i 3 step in slow motion. Nel primo step, come vedete, quello che dobbiamo fare è fare un mezzo giro intorno alla palla, davanti a noi. Nel secondo, sempre un mezzo giro intorno alla palla, dietro di noi. E nel terzo step, blocchiamo con il collo, suola e concludiamo il tunnel, spingendo la palla in mezzo alle gambe dell'avversario. Bro, adesso che il tutorial è finito ti meriti gli occhiali perché è il momento mio di prendere il tunnel. Da vittima a giustiziere. Ed ora passiamo al secondo metodo per far tunnel. Questo è uno dei modi più utilizzati per far tunnel dagli street player di tutto il mondo. Consiste nel utilizzare un movimento d'anca per obbligare l'avversario in uno spostamento che lo forzerà nel subire tunnel. Quindi osserviamo subito come funziona. Tac. Minchia, chiaro, sei troppo rapido. Ora vediamo il primo step per realizzare questo tunnel. Dobbiamo avvicinarci al pallone e bloccarlo in mezzo ai 2 calcagni. Secondo step, se siete mancini dovete portare la palla verso la vostra sinistra. Se siete destri invece, verso la vostra destra. Posto. Cambio lingua. Dopodiché, una volta effettuato questo movimento d'anca, una volta spostata la palla, allargare un pochino la gamba forte per consentire alla palla di scivolare nella zona giusta e quindi consentire di far tunnel all'avversario nell'ultimo step. L'hanno trafitto. Ho preso tunnel. Hai preso un tunnel della Madonna. Aspetta un attimo che carezziamo la scimmia sulla spina del Carvi. Che cosa che sta aspettando di essere nutrita. Innanzitutto, uno di voi dovrebbe togliersi gli occhiali qua. Ok ragazzi, spieghiamo il terzo tunnel della giornata. Questo tunnel consiste nel fare un movimento di corpo che farà muovere l'avversario verso di voi, facendogli così aprire le gambe, concretizzando il tunnel. Vediamolo assieme. Questo tunnel è funzionale solo ed esclusivamente se la palla è coperta dalla gamba che non farà tunnel. Quindi il primo step è quello, nel mio caso essendo destro, di toccare la palla col destro, portarla verso il sinistro appena dietro e spostarmi. La palla deve essere ben coperta dalla gamba che non va ad agire. Il secondo ed ultimo step di questo tunnel consiste nel appoggiare la palla in mezzo alle gambe dell'avversario proprio nel momento in cui lui sposterà il suo corpo, quindi aprirà le gambe, per seguire il vostro movimento. Fondamentale se vogliamo agire col destro è avere l'avversario a sinistra, mentre se vogliamo agire col sinistro avere l'avversario a destra. Ce l'aereo ragazzi! In questo modo l'avversario, seguendo il mio corpo, sarà costretto a aprire le gambe. Quindi se io arretrerò, lui per seguirmi dovrà fare questo movimento e io dovrò sfruttare questo preciso movimento. Proviamo. Ragazzi, anche questo tutorial è finito.
Fateci sapere se vi è piaciuto, lasciate un bel commento, un bel like se il video vi è piaciuto. Un bel like grosso. È una roba quella. Ma una roba che piacerebbe anche a Cicciolina comunque. 500 caratteri. Anche a lui, sì, è vero. Anche a Ciccio Gamer. Intanto salutiamo, che sono il nostro follower. Sì, sono, ha scritto prima. E fateci sapere se volete vedere altri video di questo genere, quindi altri video tunnel con migliori tecniche per mettere tunnel al vostro avversario. Ma anche qualche challenge nuova. Abbiamo sempre bisogno di nuove idee e siamo pronti a testare i vostri consigli. Bella lì, raga. Bella, alla guys. Prossima. Ciao.